Si terrà domenica 25 aprile la Santa Messa dedicata al Santo Patrono di San Marco di Castellabate. Alle ore 19 la Santa Messa sarà officiata da Don Pasquale Gargione e verrà trasmessa in diretta sul canale 636 di Cilento Channel e sulla pagina Facebook. Quest'anno vivremo ancora con le restrizioni la festa in onore di San Marco, come abbiamo vissuto un po' tutte le altre ricorrenze, in modo particolare la Pasqua. Però questo non toglie in noi la gioia di accostarci alla figura di San Marco, a questo grande evangelista che attraverso la parola del Vangelo ci ha tramandato, ci ha offerto ancora una volta il volto di Gesù, il volto di amore e di misericordia, attraverso appunto le pagine del suo Vangelo. E siamo già più fortunati rispetto all'anno scorso, dove a causa del lockdown il popolo non era presente, e quindi ricordiamo ancora la processione di San Marco dello scorso anno su un camioncino attraversando le strade deserte di San Marco e del territorio circostante. Quest'anno, grazie a Dio, il popolo potrà essere presente, sempre con i posti limitati, contingentati all'interno della Chiesa, però almeno ci sarà ancora una volta quell'incontro anche fisico tra San Marco e il suo popolo. E come sappiamo, San Marco, la sua festa qui, non solo nel paese ma in tutto il comune, il circondario, è molto sentita, perché segna in modo così, diciamo, tradizionale l'inizio un po' di tutte le feste. E quindi stiamo cercando, pur con tutte le attenzioni, la prudenza possibile, comunque di offrire un momento di festa, soprattutto spirituale, religiosa, a tutti coloro che in questi giorni stanno venendo per il novenario e poi verranno per la festa. E ogni sera della novena stiamo meditando un discorso del Papa Francesco relativo alla crisi che il Covid ha causato e i suoi vari aspetti spirituali, sociali, eccetera. E quindi come la crisi può essere non qualcosa che ci piove addosso, ma può essere anche un momento di rilancio, soprattutto per la nostra vita. E ogni sera poi abbiamo dedicato la novena a un gruppo particolare. La prima sera gli operatori pastorali, poi la Caritas, l'Associazione di San Marco, i comitati festa, passati e presenti, i pescatori, le famiglie. Ecco, cercando di mettere un po' insieme tutto per compiere un cammino soprattutto di fede al giorno di San Marco, alla festa di San Marco. E poi il 25 aprile ci saranno quattro messe, proprio per evitare assembramenti e per dare la possibilità a più persone di partecipare in sicurezza alla celebrazione eucaristica. Quindi alle 8, alle 11.30, alle 17.30 e alle ore 19. La messa delle ore 19 sarà poi trasmessa in diretta su Cilento Channel. E poi alle 20.45 ci sarà un momento di preghiera, l'atto di affidamento a San Marco, che però faremo soltanto in diretta su Cilento Channel, senza presenza di popolo, proprio per cercare di arrivare a tutti. E questo più o meno in breve la sintesi della festa quest'anno in onore di San Marco, sperando che poi l'anno prossimo possiamo riprendere a celebrarla con maggiore entusiasmo, con la ritrovata libertà, anche perché il prossimo anno celebreremo il primo centenario della festa e quindi sarà ancora un'occasione più bella per accostarci al Santo. Perfetto, Don Pasquale. Allora, per concludere questa intervista, il suo messaggio a tutti i fedeli di Castellabate, ma anche a chi ovviamente è devoto a questo santo, San Marco Evangelista, nel Cilento e anche nella nostra provincia. Sì, da un lato può esserci un po' ancora lo scoraggiamento, un po' forse anche la delusione, nel celebrare in questo modo la festa di San Marco. Ma come vi dicevo poc'anzi, meditando il discorso del Papa, siamo anche chiamati a comprendere che, ecco, questa crisi ci porta anche a ritrovare le cose essenziali. E le cose essenziali ci sono: l'Eucarestia,
i sacramenti, la confessione, la preghiera personale, l'incontro tra il fedele e il santo. E questo allora può essere anche un segno di ripresa a piccoli passi, perché davvero accorrendo i nostri santi patroni possiamo accogliere da loro quella fede, quella forza, quella speranza che si è avuto anche nei momenti difficili, anche nei momenti di crisi personale. E San Marco, che ha scritto il Vangelo, ecco, aiuti anche noi ad essere Vangelo, cioè buona notizia, soprattutto in questo periodo dove di buone notizie ce n'è tanto bisogno. Il Vangelo è la buona notizia di Dio per l'umanità. Possiamo essere anche noi buone notizie di Dio per le persone che incontriamo, lì dove il Signore ci chiama a vivere e ad essere uomini e donne in questo tempo. Grazie Don Pasquale, e nel rinnovare a tutti coloro, insomma, che seguiranno questa intervista di collegarsi domenica 25 aprile alle ore 19 per la diretta televisiva della Santa Messa in onore di San Marco Evangelista. Grazie ancora e buona continuazione. Grazie anche a voi.